Benvenuto in un video tutorial sulla programmazione web nel 2018. In questo video vedremo alcune funzionalità interessanti di Atom. In particolare, Atom è un editor che si può estendere con vari plugin, quindi di default diciamo è abbastanza basico, poi si può estendere con vari plugin per il supporto di diversi linguaggi di programmazione. Via via vedremo vari plugin, via via che affronteremo i vari linguaggi HTML, CSS e JavaScript. In questo video cominciamo a vedere i plugin per l'uso del linguaggio HTML. In particolare vedremo il plugin V3C Validation, che effettua la validazione del file HTML usando l'API del validatore V3C. Si va in Edit, Preferences, Install, V3C Validation, install. Attendiamo pochissimi secondi per l'installazione, proprio pochissimi secondi, e il plugin risulterà pronto per l'uso. Vedete che questo ci permette di validare anche il CSS. In questo modo, fino adesso non abbiamo, per adesso non abbiamo ancora parlato CSS. Ok, abbiamo la nostra index.html. Effettuiamo Ctrl S, quindi salviamo. Vedete che appare questa maschera No error were found. Proviamo a simulare un semplice errore. Quindi non chiudiamo per esempio il tag H2. Qui chiaramente ci dice che non possiamo, non avendo chiuso un tag H2, semplicemente lui pensa che noi stiamo innestando il tag H2 all'interno di un tag H2 ancora aperto. Questo non si fa. La parte più interessante è questa, unclose element H2. E vedete che ci posiziona per esempio all'inizio del file, ma l'errore è posizionato qui. Se clicchiamo qua sull'errore, ci posiziona direttamente, vedete, col cursore. E proprio nel punto vedete esatto dove è contenuto l'errore. Quindi correggiamo l'errore e salviamo. Ok, nessun errore trovato. Il prossimo plugin da vedere è Local History. Anche qui digitiamo Local History, invio, install, attendiamo pochi secondi e il plugin sarà risulterà pronto all'uso. Ok, installato. E per provarlo, questo ci permette di mantenere uno storico di ogni file, quindi delle varie versioni. Tutte le volte che facciamo un salvataggio, salva l'istantanea, così in modo possiamo tornare indietro e vedere un po' le modifiche che abbiamo effettuato. Quindi se per esempio, non so, l'ultimo salvataggio ha fatto un casino, abbiamo perso tutti i dati, possiamo tornare indietro alla versione precedente. Come si fa? Creiamo un semplice file, quindi dentro questo nostro sito web creiamo un semplice file di prova, prova.txt, inseriamo del testo, quindi testo di prova, salviamo, aggiungiamo un'altra riga, testo di prova, e salviamo. Tasto destro del mouse, show history of current file. Vedete che abbiamo fatto due salvataggi, quindi lui ha salvato due istantanee, quindi, e vedete che c'è proprio la data, cioè il nome del file, con il timestamp, quindi la data e l'ora, quindi cui ha fatto il salvataggio. Se per esempio vogliamo tornare alla versione delle 21:16 e 40 e 42, possiamo digitare questo e vedete che la prima versione il file era di una riga. Poi se andiamo e poi l'ultima versione chiaramente è quella che l'ultima versione, dato che non abbiamo fatto un'altra versione, e l'ultima versione è questa qua di due righe.
Vediamo poi anche come indentare automaticamente un file. Prendiamo una pagina HTML. Per esempio questa, rompiamo per esempio l'indentazione di questi tre elementi HTML, salviamo, edit, line, scusate, controlla per evidenziare tutto, oppure andiamo su edit select all. Selezionare tutto, poi andiamo in Edit Line, Auto Indent. Vedete che le righe, queste tre righe che avevo diciamo erroneamente spostato così, quando noi diciamo Ctrl-A, Line, Auto Indent, vengono indentate correttamente. Grazie per averci seguiti, ci vediamo al prossimo video.